Eccoci, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Siamo sempre il team di Linguistica di FEM, Giulia e io, il sottoscritto Matteo. Oggi abbiamo come ospiti Andrea Caretta e Vittorio Cobianchi di Osservatorio di Pavia, con i quali faremo un incontro chiacchierata che servirà non solo per illustrare un po' le attività svolte da osservatorio e da FEM in termini di analisi dei media in generale, ma anche e soprattutto per cercare di imbastire un dialogo e immaginare alcune possibili declinazioni di come affrontare l'analisi di contenuti multimediali mettendo insieme i due approcci di cui, diciamo, ci facciamo portatori, Andrea e Vittorio per Osservatorio di Pavia, Giulia e il sottoscritto per FEM, proprio perché il tema dei contenuti multimediali è un tema estremamente urgente e anche, insomma, dai passati webinar ci avete fatto notare come fosse importante andare ad agire su queste tematiche e quindi appunto è oggi un modo, un po' un primo incontro che fa in realtà parte di un ciclo di due webinar e poi capiremo anche appunto meglio come questo incontro e il prossimo si colleghino. Un ciclo di webinar per provare a lanciare un po' di idee, di suggestioni e anche per raccogliere un po' di feedback, un po' di informazioni, di necessità, anche per poi poter andare a appunto creare delle attività sempre più mirate su quelle che sono le necessità che vengono dalla scuola. Ruberò pochissimo tempo ad Andrea e Vittorio, vado subito quindi a condividere delle slide per fare un po' un'introduzione su quello che da parte FEM è stato fatto e viene fatto soprattutto per dare un'idea del contesto all'interno. Qua ero andato troppo avanti con le slide, chiedo scusa. Dopodiché, appunto, Osservatorio, quindi Andrea e Vittorio faranno lo stesso tipo di, diciamo, di presentazione per poi iniziare appunto questo excursus e chiacchierata in tema a tema media analysis. Media analysis nella didattica, primo incontro, la parola alle immagini. Quindi, innanzitutto, le attività che hanno a che fare con media analysis e in generale contenuti multimediali si innestano, per quanto riguarda la parte di FEM, all'interno di un modello più ampio che prende spunto dalla linguistica, che si chiama in maniera, diciamo, molto diretta Linguistics for Learning. È un modello, un approccio che si basa su tre capisaldi: il fatto che sia usage-based, quindi è un approccio basato su esempi di uso reale della lingua, anche per poter interagire, per poter affrontare l'attualità. È un approccio che è evidence-based, quindi è basato su evidenze, su dati, c'è cioè una validazione, una comparabilità, una replicabilità dei metodi che fornisce una base comune per una valutazione tracciabile ed è un approccio che vuole essere estremamente interdisciplinare. Si parte sì dalla lingua, ma nelle prossime due o tre slide cercheremo insomma anche di far capire il modo in cui vuole essere interdisciplinare. I punti cardine, appunto, possono essere, diciamo, tradotti in tre frasi che sono quelli della lingua come espressione della società, quindi il rapporto tra la lingua e la società, utilizzare il web come fonte proprio per poter affrontare l'attualità attraverso i dati reali, quelli ai quali tutti noi, tutte le persone sono quotidianamente, diciamo, cioè con i quali tutte le persone quotidianamente hanno contatti, e anche quello di metodi che mutuati dalla ricerca, vanno a lavorare su attività di annotazione, immersione, di esplorazione, di analisi del discorso. In tutto questo, la linguistica è appunto il punto d'ingresso, consideriamo un po' il punto d'ingresso per apprendere, per migliorare le competenze del comunicare, proprio perché la linguistica va a lavorare su tre grossi elementi che compongono il comunicare: da un lato chiaramente la lingua, dall'altro la società, perché appunto c'è un rapporto inscindibile tra queste due, e la linguistica va a lavorare anche sui mezzi di comunicazione. I mezzi di comunicazione stessi, e questo sicuramente ce lo mostreranno molto nella pratica Andrea e Vittorio oggi, i mezzi di comunicazione vanno ad influenzare la lingua, il modo in cui parliamo, il modo in cui ci rapportiamo alle altre persone. Chiudo questa presentazione
Bellissima introduzione, facendo vedere. Tutto bene? Ho sentito... Sì, scusami se ti interrompo, c'è Concetta che chiede di ingrandire la presentazione. Ah sì, allora vado a vedere che, come posso ingrandirla. Allora, perché se faccio lo zoom da qua ho paura che venga tagliata. Sì, infatti. Allora provo a fare la visualizzazione a tutto schermo e così vediamo se va. Non lo so. Vedete a tutto schermo? No. No, è più piccola di prima in realtà. È più piccola di prima. Allora, faccio un po' fatica ad ingrandirla perché non mi permette di condividere lo schermo intero. Forse come diceva, come dice in chat Alessandro, cliccando sul quadratino in basso, Concetta, se clicca sul quadratino in basso a destra, forse riesce a vedere tutto. Il quadratino in basso a destra, chiedo scusa, ma non lo vedo. Sì, perché si ingrandisce, perché si va a schermo intero. Sì, è uno schermino più che un quadratino, dovrebbe essere quella specie di schermino in basso, vicino alla freccetta, quello lì credo, sì. Questo qua è per esplorare i contenuti, questa è la barra e l'unica opzione che ho per presentare è schiacciare questo, forse. No, ma deve farlo con certo. Eccolo qua, perfetto. Ci siamo, scusatemi, grazie mille per il supporto. Io andavo da un'altra voce che produceva un risultato diverso. Quindi, questo tipo di approccio, un brevissimo esempio per far vedere il modo in cui cerchiamo appunto di elaborare queste interazioni tra lingua, società e mezzi di comunicazione. Abbiamo di recente fatto un esperimento che era stato aperto al pubblico e che era incentrato su lavorare, diciamo, sul percepito che le persone hanno nel momento in cui vanno a leggere dei testi. In questo caso si trattava di editoriali scritti da Michele Serra, autore criticabile, criticato quanto si vuole, ma sicuramente noto per il tono, per un utilizzo molto preponderante di ironia e sarcasmo. Abbiamo quindi chiesto al pubblico che ha partecipato di andare ad individuare all'interno di tre degli editoriali quelle parti che il pubblico considerava ironiche oppure offensive. Questo è stato fatto anche perché, come poi insomma è uscita la notizia qualche giorno dopo che abbiamo lanciato l'esperimento, uno degli editoriali che abbiamo incluso era appunto stato considerato estremamente offensivo da alcuni dei soggetti che erano stati descritti da Michele Serra, quindi nell'ironia si lavora sempre, diciamo, su una sottile linea di confine che può sfociare anche in un'offesa, e quello che abbiamo chiesto di fare era appunto di annotare che cosa venisse percepito come ironico, come offensivo potenzialmente per altre persone o offensivo per la persona che stava annotando, e attraverso una visualizzazione che va a colorare con un colore più intenso la presenza, un'alta presenza di annotazione in quel punto, abbiamo elaborato questa visuale che ci dà un po' un'idea di come il percepito del pubblico viene, diciamo, incluso, può essere utilizzato per raccogliere informazioni e anche, perché no, e questa è una delle cose che facciamo con le attività con le scuole, utilizzare questo stesso tipo di approccio per far emergere caratteristiche che ad esempio all'interno della classe possono essere spunto di riflessione, di considerazione in merito a non solo aspetti, diciamo, caratteristiche linguistiche come l'ironia e l'offensività, ma anche altre caratteristiche. E queste appunto sono anche alcune delle cose che poi discuteremo con Andrea e Vittorio. Vado velocemente a togliere la condivisione e lascio la parola ad Andrea e Vittorio. Ok, grazie Matteo, grazie a tutti che insomma, state partecipando a questo incontro. Allora, il mio ruolo iniziale è quello di fare una veloce presentazione dell'Osservatorio di Pavia e in secondo luogo della nostra attività legata alla media education. Sarò veloce. L'Osservatorio di Pavia nasce nel 1994
E sin da allora la nostra attività principale si è legata all'analisi della comunicazione politica, in particolare all'analisi delle campagne elettorali non soltanto italiane. Nel tempo abbiamo costruito anche una solida competenza per quanto riguarda le campagne elettorali in paesi stranieri. Questa, a distanza di 26 anni, resta ancora una delle nostre principali attività, quella per cui se abbiamo, come dire, un minimo di notorietà, essenzialmente, è legata a questa attività, ma in realtà in questi 26 anni, l'attività dell'osservatorio si è molto ampliata, diciamo, ha coperto un po' tutti gli ambiti della comunicazione. Il ruolo dell'osservatorio è appunto quello di analizzare e studiare la comunicazione in vari ambiti e settori. Condivido velocemente, vi faccio vedere il sito dell'Osservatorio di Pavia, dove avrete la possibilità poi di trovare tutte le informazioni che se siete interessati, ci riguardano. Quali sono gli ambiti della comunicazione in cui noi interveniamo con analisi? Sono ad esempio l'informazione scientifica, le migrazioni, la rappresentazione della figura femminile, il pluralismo sociale. Insomma, sono molte le attività, gli ambiti della comunicazione in cui noi siamo. Con i quali ci siamo misurati. Tra le varie attività, negli anni abbiamo sviluppato anche attività relative alla media education. Anche qua faccio un piccolo excursus storico, ma che ha alla fine un senso, nel senso che noi le prime esperienze relative alla media education le abbiamo avuto attorno all'inizio tra il 2000 e il 2005, in cui abbiamo avuto una serie di collaborazioni con scuole superiori sia di Genova che della città che ci ospita, ovvero di Pavia. Allora, in questo caso la nostra attività di media education si concentrava soprattutto sull'analisi del linguaggio dell'informazione dei telegiornali. Avevamo dei moduli anche legati alla storia dei media, come i media si erano evoluti nel tempo e si arrivava essenzialmente all'analisi poi del media principale in quel momento, che era la televisione, in particolare del linguaggio dei telegiornali. Questa esperienza di media education si è interrotta per qualche anno, è ricominciato attorno al 2015 e continua tuttora. Questo grazie alla collaborazione che abbiamo con il Liceo Classico di Pavia, che sostanzialmente ci permette di inserire un corso di media education, di educazione ai media, all'interno del curriculum stesso del liceo. Allora, perché ho fatto questo excursus? Perché nel 2015 ci siamo trovati, come dire, ad analizzare un panorama dei media completamente cambiato e stravolto dall'introduzione dei social network. E proprio partendo dall'analisi dei social network, considerando che i social network erano e sono tuttora il media maggiormente utilizzato dagli adolescenti, abbiamo cambiato la nostra offerta di formazione per quanto riguarda la media education. E siamo partiti dalla constatazione che i contenuti che erano maggiormente e sono maggiormente condivisi sui social network sono o immagini o video. Proprio per questo, quindi, abbiamo ristrutturato la nostra offerta di educazione ai media partendo da questa constatazione. Già avevamo, come dire, un'impostazione legata all'educazione ai media come dire, insegnamento, diciamo, di un linguaggio attraverso cui in qualche modo decostruire al tempo i telegiornali, e abbiamo, come dire, confermato questa impostazione, creando due offerte sostanzialmente, che poi vi presenteremo più nel dettaglio. La prima parte è essenzialmente relativa e che noi facciamo
sostanzialmente il primo anno del quarto ginnasio, riguarda l'analisi delle immagini, ovvero cerchiamo di impostare una formazione relativa a riconoscere il linguaggio delle immagini, riconoscere all'interno delle immagini quali sono le caratteristiche principali, le figure retoriche che vengono utilizzate, decostruire quindi l'immagine per capire qual è il messaggio che si vuole dare con l'immagine. Nell'anno successivo invece passiamo ad analizzare dei filmati. In questo caso, poi lo vedrete, sono sempre filmati tratti dai telegiornali. Questo perché? Serve tanto a questo perché il servizio del telegiornale, avendo una durata che è compresa sostanzialmente tra i 60 e i 120 secondi, in realtà è una forma di comunicazione che è ritornata ad essere molto moderna, perché sostanzialmente è il prototipo del video che viene poi condiviso attraverso il social network. Anche l'analisi dei video, eccetera, si costruisce proprio con l'idea di andare a ricostruire, a identificare all'interno del filmato una struttura narrativa, a seconda poi della classe, delle competenze, delle classi a cui ci rivolgiamo, poi questo riconoscimento della struttura narrativa diventa più o meno formale. Possiamo cercare di utilizzare l'applicazione dello schema attanziale oppure semplicemente, come poi adesso vedremo, andare a riconoscere essenzialmente i frame più interessanti che ci vengono segnalati all'interno del video. Ma iniziamo così, se sentite, a introdurre, a presentarvi quella che è il primo tipo di formazione che noi facciamo, che è appunto relativa al linguaggio visuale, e quindi passo la parola a Vittorio che condividerà la prima presentazione. Allora, buongiorno anzitutto, buonasera quasi. Come ha detto Andrea, io vi illustrerò un pochino il percorso didattico che svolgiamo con le prime classi delle scuole superiori di introduzione all'alfabetizzazione visuale o visual literacy, come si dice in ambito internazionale. Va detto che questo percorso è studiato in collaborazione con i docenti di italiano e questo è un altro dei motivi per i quali ci concentriamo sull'aspetto visuale, perché parallelamente, appunto, insieme al nostro percorso di indagine su come si può strutturare un messaggio attraverso le immagini, naturalmente le docenti di italiano svolgono lo stesso percorso con il linguaggio scritto e il linguaggio parlato, per cui diciamo che questa strutturazione consente una collaborazione e un'introduzione, diciamo, completa alle modalità di comunicazione principale. Allora, condivido lo schermo. Adesso ci sarà un momento di infinite loop. Ecco qua. Ecco, l'inizio non è voluto, non è una... Ecco qua. Allora, anzitutto queste sono le nostre mail, se qualcuno volesse in che modo entrare in contatto. Per quanto riguarda la struttura del seminario, allora, in questa lezione parleremo di visual literacy e introdurremo alcuni concetti utili invece per l'analisi dei telegiornali. Allora, non è una lezione di visual literacy e di analisi dei telegiornali, è l'illustrazione di un percorso didattico, cui appunto sarà molto veloce, illustrerò i concetti principali che noi sviluppiamo con qualche piccolissimo esempio sul tipo di didattica che offriamo. Mentre la prossima settimana ci concentreremo, oltre che sui risultati
delle esercitazioni che proverranno da questa prima parte del corso sullo studio degli stereotipi di genere sempre dal punto di vista della comunicazione visuale. Allora, un'avvertenza, io purtroppo in modalità di condivisione schermo non posso vedere le chat, per cui se qualcuno ha una domanda, magari Matteo, Andrea, potete girarmela. Ok, perfetto. Allora, la comunicazione visuale, il percorso di alfabetizzazione visuale si svolge essenzialmente in sei parti. Una prima parte che cerca di far riflettere i ragazzi su come, anzi soprattutto quando e su perché, non solo è opportuno comunicare con le immagini, ma è più vantaggioso, più utile, e riesce a trasmettere più informazioni di quanto non si riesca a fare con il linguaggio scritto. Il linguaggio visuale ha delle sue specifiche applicazioni nelle quali risulta essere più efficace del linguaggio scritto. Passiamo poi a introdurre i concetti di grammatica visuale parlando dei singoli segni grafici che compongono l'immagine. Così come quando si comincia a studiare una lingua, soprattutto una lingua morta nella nostra consuetudine didattica, si comincia con la morfologia delle singole parole per poi comporle in frasi di senso compiuto, così noi cerchiamo di introdurre il nostro percorso mostrando come un'immagine sia composta, anche se noi non ce ne rendiamo conto, di tantissimi segni grafici che hanno diverse funzioni, diversi significati e che noi percepiamo in maniera differente e a volte non omogenea. Passiamo poi a introdurre qualche concetto di semiotica, soprattutto di semiotica visuale, tenendo come riferimento soprattutto il lavoro di Barthes sulla costruzione del senso, quindi la denotazione e la connotazione del segno visuale, come si costruiscono e come le percepiamo. Alcuni elementi di retorica visuale, cioè come il messaggio visuale, e qui cominciamo ad avvicinarsi naturalmente, si può capire, al dominio della comunicazione informativa, come si possono usare le strategie, quali sono le strategie di costruzione delle immagini utili a influenzare l'opinione del nostro interlocutore, di colui che riceverà l'immagine. Naturalmente influenzarla, la retorica è l'arte che studia il modo in cui rendere efficace un messaggio per fargli sortire l'effetto che il destinatario vuole produrre sul che l'emittente vuole produrre sul destinatario. E quindi introduciamo soprattutto analizzando il linguaggio pubblicitario, che è un po' il regno di questo dominio, il regno di lezione di questo dominio della retorica visuale, tant'è che poi la politica trae dal linguaggio pubblicitario le sue modalità espressive dal punto di vista sempre dell'immagine, introducendo appunto le forme, i dispositivi retorici e le principali figure retoriche utilizzate nella comunicazione visuale. Infine mettiamo in pratica questa teoria analizzando praticamente i linguaggi visuali, partendo appunto dalla pubblicità, che è il linguaggio visuale da un lato più semplice, dall'altro didatticamente più efficace per approcciarsi a questi concetti, per poi passare invece alla cronaca e agli spot elettorali della politica, che sono appunto un po' lo strumento, no? il ponte che unisce comunicazione pubblicitaria e comunicazione politica. Infine, vi faremo vedere, proponiamo ai ragazzi alcuni test, alcune verifiche, alcune esercitazioni, non tanto per valutarle, quanto per cercare di capire quanto del nostro messaggio è passato. Ecco, noi tipicamente cominciamo il nostro percorso di educazione visuale con questa immagine. Perché? Perché introduce i ragazzi ad alcuni concetti che secondo me sono fondamentali. Anzitutto, appunto, come ho detto prima, che l'immagine è composta da segni diversi, di fronte ai quali abbiamo diverse capacità
di comprensione. Noi non siamo abituati a questo concetto, ma la comunicazione visuale è un linguaggio che presuppone anche l'apprendimento di un lessico. L'apprendimento di un lessico. La maggior parte dei ragazzi non riesce a interpretare correttamente questa immagine, perché non riesce a interpretare correttamente uno dei segni che la compongono. L'immagine iconica dell'orologio della stazione di Bologna. Ecco, attraverso questa immagine i ragazzi capiscono che anche nel linguaggio visuale ci sono dei segni che possono essere compresi solo se li si impara, che sono non elementi della natura e del mondo naturale, ma sono elementi culturali che vanno appresi così come si apprende un linguaggio. E quindi diciamo che da questa immagine e dalla loro incapacità, io in tutti questi anni non ho mai trovato un ragazzo che riuscisse a interpretare questa immagine correttamente, questo forse dice anche lunga sulla nostra memoria storica. Poi magicamente dico loro, voi dovete fare con le immagini come dovete fare, come fate con le parole. Voi cercate orologio 10 e 25 su motore di ricerca e vedete quello che viene fuori. A questo punto i ragazzi si illuminano dopo aver appunto portato numerosi tentativi di interpretazione, tra i quali il più ricorrente, appunto, il disagio degli esseri umani nei confronti dello scorrere ineluttabile del tempo. Ecco, quindi il nostro percorso di alfabetizzazione parte con l'analisi del segno, la sua funzione, l'analisi del significato, l'analisi della sintassi, cioè come comporre correttamente un'immagine in modo che produca nel nostro destinatario l'effetto voluto, l'analisi della composizione, quindi inquadratura, proprio il lessico fotografico e cinematografico fondamentale, le tecniche di composizione dell'immagine, e l'estetica, che però naturalmente non è il nostro ambito specifico, no? L'apprezzamento, la valutazione estetica dell'immagine non rientra nell'ambito del nostro insegnamento, del nostro percorso, perché non siamo storici dell'arte, siamo analisti della comunicazione e di questo appunto ci occupiamo. Per quanto riguarda l'effetto, invece, possiamo cercare di, attraverso appunto l'analisi della retorica, l'analisi dei frame, di cercare di capire quale sia l'effetto che chi produce l'immagine ha cercato di indurre nel suo destinatario. Abbiamo fatto anche esperimenti, soprattutto negli ultimi anni, di guida ai ragazzi di composizione autonoma dell'immagine, sia di autorappresentazione, quindi di modo di rappresentare se stessi in modo da trasmettere ai propri destinatari l'impressione che si vuole dare di se stessi, sia formando semplici messaggi pubblicitari dopo aver dato alcune linee guida e indicazioni sulla loro dimensione. Ecco, poi passiamo a cercare di far capire perché comunichiamo per immagine. Le immagini servono, per esempio, a comunicare la complessità, a comunicare la complessità di oggetti che sarebbe troppo difficile, troppo lungo a spiegare a parole. Serve a comunicare messaggi universali. Chiunque guardando questa cartina è in grado di capire, anche se non sa il giapponese, è in grado di capire che tempo farà in Giappone il giorno dopo. Lo stesso motivo per cui si usa la comunicazione visuale nei segnali stradali, questa esigenza di universalità. Le immagini sono efficacissime a fornire prove, a fornire prove, ad argomentare, a convincere. Un'immagine, se
se scrivo al giornale della mia città per denunciare il degrado della piazza cittadina, sarà più efficace di 1.000 parole. Per confrontare entità tra di loro simili, per cui per vedere, per esempio, in biologia le differenze tra i diversi antecessori dell'uomo. E soprattutto per emozionare, per divertire, per stupire e per raccontare. Le immagini sono un formidabile strumento di racconto, come sappiamo tutti. Allora, per quanto riguarda la grammatica, li introduciamo appunto alle tre funzioni fondamentali del segno individuate da Peirce, il filosofo americano. Il segno che iconico, che rappresenta l'oggetto in sé che vuole rappresentare, l'oggetto, il segno che è invece un indice, che quindi rappresenta un oggetto attraverso gli effetti che produce. Io non posso rappresentare una strada sdrucciolevole su un segnale stradale, devo rappresentarla attraverso gli effetti che produce. E poi il simbolo, come abbiamo visto prima, l'orologio della stazione di Bologna, il simbolo è invece un segno che devo apprendere culturalmente. Non pertiene, non appartiene al dominio della natura, ma appartiene al dominio della cultura. E poi far vedere come lo stesso segno può diventare da icona, da rappresentazione naturale di un oggetto, a simbolo, come questo, e come quando un segno grafico diventa simbolo, come in questo caso, può essere utilizzato, anzi, di solito viene utilizzato in contesti diversi. Basta pensare alla bandiera americana, alla Gioconda. In questo caso, appunto, l'immagine Guevara che diventa il veicolo della punta di un orologio. Passiamo poi a cercare di capire come l'immagine producano il loro significato, quindi introducendo i concetti di denotazione e di connotazione, secondo la classificazione di Barthes. E cerchiamo di far capire loro come nessun segno sia innocente, come nessun segno contenga solo il suo significato letterale, a parte appunto pochissimi segni puramente denotativi. Quasi tutti i segni, sia grafici sia verbali, contengono anche una specie di cappotto, di apparato emotivo, sentimentale, che appunto li connota. L'esempio che facciamo è quello della rosa rossa. La rosa rossa è ormai un segno che è indistinguibile dal significato culturale, dal suo significato connotativo, dal suo portato emotivo, tanto che è impossibile regalare una rosa rossa senza che si comunichi attraverso di essa appunto un messaggio che nella nostra cultura è assolutamente, assolutamente, assolutamente preciso. Quindi parliamo della connotazione della denotazione, scusate, che è il significato letterale del segno grafico, si distingue in primaria e secondaria. E parliamo della connotazione, che è quindi il portato emotivo, sentimentale, ideale, culturale che il segno grafico contiene in sé. Abbiamo quindi una connotazione primaria, che è culturale, legata a valori condivisi, e una connotazione secondaria, che invece è legata a valori soggettivi e esperienze individuali. Distinzione molto importante perché essere consci di questo aspetto, cioè del fatto che la connotazione non ha per tutti, anche se diciamo ha un significato universale, non ha per tutti la stessa valenza e lo stesso valore, è molto importante quando si formano messaggi, soprattutto messaggi visivi. I messaggi visuali possono essere più facilmente
interpretati in maniera discorde rispetto ai messaggi verbali. E poi appunto facciamo fare le classiche esercitazioni partendo dall'esempio che ha fatto Bart, e soprattutto cercando di far capire loro come messaggi simili, ecco, come questi due messaggi pubblicitari, siano in grado di portare connotazioni radicalmente diverse. Sono due messaggi apparentemente simili, che però, smontandoli, interpretandoli, analizzando l'effetto che producono su di noi, ci accorgiamo che producono modalità di connotazione quasi opposte. L'algida e fredda e distaccata bellezza di Catherine Deneuve, che connota appunto un profumo molto sofisticato, e invece l'aggressiva sensualità di questa modella che connota un profumo diciamo marcatamente appunto più aggressivo e più sensuale. Passiamo poi all'analisi, e qui ci avviciniamo di più all'aspetto che poi affronteremo nella seconda parte di questa lezione, a un altro aspetto che Bart legava. Naturalmente tutto ciò viene dato ai ragazzi in maniera il più possibile, non dico semplice, ma il più possibile diciamo progressiva, direi quasi induttiva, facendoli partire dalle immagini, facendoli riflettere sulle immagini e facendo sì loro ad arrivare poi il più vicino possibile alla definizione di questi concetti apparentemente difficili, no? Con i quali poi alla fine loro riescono ad entrare in contatto e a padroneggiare in maniera secondo me sorprendente. Ecco, partiamo naturalmente il mito, la naturalizzazione dell'ideologia, la capacità che hanno le immagini di proporci una visione del mondo facendola passare per la realtà naturale senza che noi ce ne rendiamo conto, partendo dalla classica immagine attraverso la quale Bart costruì questo concetto, quindi il concetto della bontà, no? Questa immagine, secondo Bart, lo saprete forse anche voi, rappresentava perfettamente la naturalizzazione di un'idea fortemente ideologica, che è quella della bontà del colonialismo francese, rappresentandola come la realtà dei fatti. A questo punto, su questo torneremo la prossima settimana in maniera più approfondita, faccio vedere loro questa immagine che in qualche modo, e chiedo loro se questa immagine ha qualcosa di strano secondo loro. È l'immagine che tutti noi ritroviamo quando digitiamo su Google la parola evoluzione, se poi clicchiamo sull'immagine otteniamo questo una serie di grafici molto simili a questo. Ecco, è un'immagine che a tutti i ragazzi, probabilmente anche a molti di noi, anche a me, prima che cominciassi a riflettere su questi aspetti, sembra estremamente naturale. In realtà esattamente come diceva Bart, è un'immagine che contiene una dimensione ideologica molto forte, secondo la quale appunto il culmine dell'evoluzione, il primo aspetto ideologico è che l'evoluzione è letta come uno sviluppo verso forme di vita sempre più sofisticate, sempre più intelligenti, sempre più capaci di fare, quando in realtà l'evoluzione è semplicemente un adattamento alla mente. Semplicemente forse è un termine che non va bene, ma è un adattamento all'ambiente. La seconda notazione ideologica che bisogna fare di fronte a questa immagine è che rappresenta l'evoluzione come uno sviluppo,
una direzione, no, dell'evoluzione umana verso l'uomo bianco. L'uomo bianco che è rappresentato in questa immagine come il culmine appunto dell'evoluzione umana. L'evoluzione è addirittura proprio visivamente un processo di schiarimento. Tanto che appunto immagini come questa sono molto più rare, e invece immagini che rappresentino uomini neri o asiatici o di altre etnie non ne ho trovate. Appunto faccio riflettere i ragazzi su come appunto la portata mitica dell'immagine non è solo una caratteristica delle culture ormai passate e sorpassate, quindi il tentativo di indirizzare ideologicamente attraverso le immagini l'opinione dei propri destinatari non è solo una caratteristica dei regimi dittatoriali o delle società più vecchie, ma è un elemento assolutamente presente anche nella nostra società. Faccio anche loro un esempio che di solito piace abbastanza. Il mito, per esempio, che viene indagato in maniera straordinaria da questo documentario di Netflix, della nazionale francese come rappresentazione ideale della multietnicità appunto della società francese. La nazionale francese diventa proprio non solo uno strumento politico, come dice questo articolo di Bar Sport, ma diventa proprio un apparato mitico che serve a rappresentare il successo dell'integrazione della società francese. E rappresenta una realtà, come afferma lo stesso documentario, molto diversa dalla realtà della società francese, ma che agli occhi degli spettatori e di tutti noi appassionati di calcio diventa la naturale espressione invece di una società multietnica, tanto che l'ultima finale mondiale divenne, se vi ricordate, un po' un dibattito a livello di social media tra sostenitori della Francia, multinazionalisti e internazionalisti, e sostenitori della Croazia che invece avevano come diciamo riferimento ideologico l'identità nazionale, l'identità di un popolo, eccetera, eccetera. Ecco, sono tutti apparati mitici che in qualche modo subiamo quasi senza accorgerci. Passiamo poi agli strumenti di persuasione, quindi alla retorica, partendo da questa immagine, cercando di far capire questa è l'immagine con la quale la Casa Bianca illustrò il sito della Casa Bianca, naturalmente, illustrò la decisione degli Stati Uniti di scendere in guerra contro l'Iraq all'indomani dell'attacco delle Torri Gemelle. E qui i ragazzi cercano di capire, di analizzare quali siano gli strumenti appunto usati in questa immagine per costruire, diciamo, l'ethos, come si dice in gergo, del presidente, per costruirgli la credibilità e autorevolezza. Sono strumenti sia compositivi, quindi i due speaker della camera che rimangono alle spalle, la cornice costituita dai grandi simboli, no, della nostra civiltà greco-cristiana, le colonne doriche e la scritta In God We Trust sopra, la greca che attraversa lo sfondo, un altro riferimento alla civiltà greca, quindi ai capisaldi della civiltà occidentale, e naturalmente la grande bandiera americana. Ecco, parliamo loro dei e qui passiamo invece torniamo invece nuovamente al linguaggio pubblicitario, o meglio ad alternarci tra immagini pubblicitarie e immagini della cronaca, per illustrare i principali dispositivi retorici, che sono gli stessi individuati da Aristotele nella sua retorica e che sono ripresi appunto nella comunicazione visuale, perché appunto sono strumenti che, lungi dal limitarsi
al dominio della parola si applicano benissimo anche a quello dell'immagine. E sono essenzialmente l'ethos, no? Quindi la costruzione della credibilità dell'emittente che in pubblicità si effettua, si attua soprattutto attraverso il testimonial, no? È la credibilità del testimonial che si riflette sul prodotto. Quindi una costruzione di convincimento nei confronti del destinatario attraverso la credibilità di un soggetto, in questo caso, ma anche di un'associazione, di un'istituzione. Il pathos, naturalmente, quindi l'immagine che lavora invece suscitando emozione. Un esempio clamoroso di propaganda visuale è il quadro 3 maggio 1808 di Goya che denuncia la ferocia dell'invasione francese della Spagna e del suo militarismo. E poi il logos, quindi l'appello alle emozioni che in comunicazione visuale è affidato, diciamo, quasi esclusivamente ai grafici, quindi la comunicazione visuale di tipo tecnico. Ci sono esempi appunto, di appello alla ragionevolezza, alla ragione anche diciamo, nella comunicazione visuale più propriamente detta, però chiaramente il campo di elezione della messa in campo della ragione e dei dati nella comunicazione visuale è la comunicazione visuale di tipo scientifico. Ecco, un esperimento interessante che facciamo fare ai ragazzi è costruire degli spot basandosi su ciascuno dei tre dispositivi di cui hai parlato, e questo è un esempio. Questi sono tutti strumenti, costruzione di vignette che si trovano molto facilmente su internet, per cui sono strumenti molto facili da utilizzare e anche molto economici, perché sono di solito per brevi strisce completamente gratuiti. Però appunto gli strumenti poi per far lavorare i ragazzi sulla comunicazione visuale con un po' di impegno si trovano e si trovano facilmente. Ecco, questo è uno spot basato sull'ethos, quindi sulla credibilità di chi parla. Sul logos, quindi sull'effetto, sui dati di fatto che parlano degli effetti del dentifricio, e poi sul pathos. Il pathos che invece fa riferimento all'emozione. Fa riferimento all'emozione. Questo è uno spot invece, quindi che fa riferimento invece evidentemente all'insicurezza e agli strumenti appunto per farvi fronte. Infine passiamo allo studio delle figure retoriche, applicate naturalmente alla comunicazione visuale. Le introduciamo con degli esempi e guidando i ragazzi appunto alla scoperta dei motivi e dei dispositivi per i quali le immagini che proponiamo loro sono così efficaci nel comunicare. Quindi partiamo dalla similitudine. Prima facciamo vedere l'esempio di comunicazione visuale e poi appunto diamo la descrizione della figura retorica che spesso ha rincontrato in italiano e la sua definizione. La sua fino, diciamo, precisa. Poi passiamo, ecco, in questo caso all'antitesi, facendoli ragionare anche sulle antitesi concettuali, quindi non solo antitesi come appunto contrapposizione di immagini che hanno significati e domini concettuali opposti, ma anche antitesi concettuali. In questo caso l'antitesi concettuale tra immagine e ancoraggio e didascalia. Poi passiamo naturalmente alla regina delle figure retoriche, la metafora, facendogli vedere come le metafore si articolino
in comunicazione visuale. Metafora è appunto il procedimento attraverso il quale nella lingua si usa per definire un oggetto, se ne usa un altro che trasferisce sul primo oggetto alcune connotazioni, alcune caratteristiche, in questo caso lo shampoo antiforfora e l'aspirapolvere. Ecco, ci sono tre modi per far funzionare la metafora in comunicazione visuale: l'accostamento, accostando i due termini nella stessa immagine, l'ibridazione, quindi ed è la forma più usuale in comunicazione pubblicitaria. Quindi, unendo i due oggetti in un unico oggetto che rappresenta il prodotto, ma anche alcune caratteristiche del suo veicolo, e poi contestuale, in cui c'è la rappresentazione invece solo del veicolo, si chiama in gergo l'oggetto che uso per definire l'oggetto principale, con un'indicazione di contesto, in questo caso il marchio del prodotto, che chiarisca in qualche modo la metafora. E poi, ecco, sulle metafore naturalmente passiamo la maggior parte del tempo, e a questo punto sono loro a produrre metafore pubblicitarie o artistiche divertenti. Questo è un esempio. Cioè, ecco, la metafora forse naturalmente, perché è la metafora più affascinante, più ricca e anche più feconda di conseguenze rispetto al nostro modo di pensare e di vedere il mondo, è la figura con la quale ai ragazzi piace più avere a che fare. Poi analizziamo, ecco, questa figura serve a introdurre la SMED, e qui invece cominciamo ad avvicinarci al nostro secondo oggetto di studio, perché la sineddoche, cioè l'indicazione di un oggetto attraverso una sua parte, è anche uno dei più potenti strumenti di framing dell'immigrazione. Io posso mostrare l'immigrazione attraverso alcune sue componenti, rendendola minacciosa, oppure altre sue componenti, rendendola invece, citando invece la pietà e la compassione del mio destinatario. Quindi posso configurare l'immigrazione come una minaccia o come un'emergenza umanitaria, semplicemente selezionando l'immagine dell'immigrazione attraverso appunto un'operazione sineddotica, secondo lo scopo che voglio ottenere. Poi questa immagine, che è l'immagine di un uomo che stava appoggiando la scala a un muro a Hiroshima, che è rimasto vaporizzato dalla bomba atomica e ha lasciato di sé solo l'ombra, per introdurre invece la metonimia, quindi l'uso dell'effetto per descrivere la causa, che in questa pubblicità è utilizzato molto bene per parlare dell'efficacia, dell'efficienza di un altoparlante. Per finire con l'ironia, ecco, l'ironia che introduciamo di solito con questa immagine di Bai, il generale di Bai, è la figura del contrario, no? In cui affermo un concetto affermando il suo opposto. Ecco, l'iconica immagine dei Marines vittoriosi a Hiroshima, che diventano, che appunto connotano, sono connotati da coraggio, da eroismo, che diventano invece il simbolo dell'imperialismo commerciale americano. Ecco, fatto questo, cominciamo a parlare loro di come viene costruito il senso, unendo tutti questi aspetti di come viene costruito il senso all'interno di un servizio televisivo. Di un servizio televisivo. Cominciamo a introdurli al potere del racconto e cerchiamo di far vedere loro, con degli esempi che poi appunto proporremo anche a voi, di come i telegiornali siano una vera e propria struttura narrativa. I singoli servizi contengono piccole storie compiute, in cui però ci sono tutti gli elementi fondamentali del racconto. C'è il protagonista,
il protagonista positivo, il protagonista negativo, c'è un problema da superare, ci sono le peripezie, le avventure, ci sono dei valori messi in campo all'interno del servizio, alla cui difesa l'eroe del servizio interviene, e alla cui minaccia invece il protagonista negativo del racconto lavora. Ecco. E attraverso questo diciamo anche a far capire loro come il racconto funziona e come il racconto può modificare la nostra visione del mondo. Essenzialmente il racconto modifica la nostra visione del mondo perché noi non possiamo far altro che immedesimarci nei valori dell'eroe positivo del racconto. Una volta che noi, che un racconto ci piace, non possiamo che immedesimarci nel suo protagonista positivo, e facendo così assumiamo il suo punto di vista e quindi cominciamo a condividerne i valori. Anche se all'inizio non li condividevamo, il fatto di immedesimarci in un protagonista le cui gesta ci appassionano fa sì che cominciamo prima a ritenerli meno negativi e poi magari addirittura ad abbracciarli. È un po' quello che succede quando si guarda serie televisiva come Breaking Bad o come La Casa di Carta, no? Quindi in cui l'eroe positivo è un criminale, ma nelle cui motivazioni e nei cui magari parlare di ideali nel caso di Breaking Bad è eccessivo, però nei cui valori cominciamo a riconoscerci e in qualche modo cominciamo a giustificarne le azioni. Ecco, nei telegiornali avviene esattamente la stessa cosa. Vengono connotati degli eroi positivi attraverso sia gli strumenti che abbiamo visto fino adesso, gli strumenti retorici, gli strumenti l'inquadratura, sia attraverso strumenti proprio narrativi, quindi la sintassi del giornalista, il linguaggio, strumenti su cui gli amici di FEM sono senz'altro più esperti di noi, eccolo, ci portano in qualche modo prima a ritenere compatibili con la nostra visione del mondo, poi proprio ad abbracciarli dei valori che magari prima erano lontani dalla nostra ideologia. Ecco, passiamo poi io qui ho trovato come il potere si racconta, no? La capacità di raccontarsi del potere, che è il momento fondamentale del successo di un nuovo politico. Ecco, chi perde le elezioni di solito accusa chi le ha vinte di aver raccontato delle storie e di aver nascosto la realtà dei fatti. In realtà semplicemente la storia di chi vince le elezioni è più bella, più accattivante, più affascinante, più efficace della storia di chi le perde. Chi purtroppo nella nostra ma è un aspetto inevitabile della nostra società, dell'attenzione e del racconto, per vincere le elezioni, come per vendere un prodotto, come per avere un appuntamento su Tinder, è necessario costruire un bel racconto su di noi. Ecco, io ho trovato questo bellissimo, purtroppo ho trovato solo delle fotografie. Ho scritto anche alla Regione Veneto per farmene mandare uno, ma non mi hanno risposto. Purtroppo è uscito durante il primo lockdown questo bellissimo fumetto di come il Re Veneto lotti contro il Covid, no? Il nemico invisibile, proprio con i personaggi. C'è cioè il mago Belluno, la dottoressa Russo, che è una funzionaria della regione, e poi naturalmente c'è il presidente, no? In alto, tra la principessa Padova e la regina Venezia. Ecco, nella sua ingenuità, questo librettino che è stato distribuito, credo, nelle scuole elementari e nelle scuole medie, comunque fa capire come sia importante la nativizzazione della propria, non solo della propria proposta elettorale, come nel caso di elezione, ma anche della propria azione di governo. Come sia indispensabile
trasformare in racconto, quando si parla ai cittadini, quello che si fa. Ma trasformare in racconto vuol dire introdurre nella spiegazione di quello che si sta facendo tutte le componenti tipiche del parlare narrativo, no? Quindi eroe, antagonista, oggetto di valore, mandante, mandatario, aiutante, vecchio saggio che dà i consigli all'eroe, nel nostro caso, nel caso del primo lockdown era Crisanti Gandalf, no? il vecchio consigliere, eccetera, eccetera. Una volta fatta questa introduzione, quindi capito un pochino qual è la tecnica di funzionamento del racconto e del suo effetto su di noi, appunto passiamo ad analizzare elementi più pratici, introdurre il concetto di frame. Il frame non è altro che l'inquadramento della notizia, no? Il punto di vista che viene proposto al destinatario attraverso la nostra narrazione, che si costruisce essenzialmente in due modi. La salienza, cioè la selezione all'interno della notizia o del fenomeno, meglio, del fenomeno che voglio descrivere, solo degli aspetti, degli elementi che servono a produrre nel mio destinatario gli effetti che voglio io, il punto di vista che voglio io. Parlo di immigrazione, ma parlo solo dei fenomeni di criminalità che vengono ad essa associati. Quindi seleziono all'interno dell'universo che voglio rappresentare solo i fenomeni che servono a trasmettere il punto di vista che voglio dare al mio destinatario. Senza dire falsità, io trovo che il fenomeno delle fake news sia tutto sommato un pochino sopravvalutato. Si può fare informazione, non dico tendenziosa, ma informazione molto pregnante dal punto di vista ideologico, anche dando solo notizie vere, selezionando naturalmente quelle che sono utili a trasmettere il mio punto di vista. L'altro elemento è quello della connettività, quindi costruire attorno al, o meglio connettere al fenomeno di cui sto parlando, dei concetti che in qualche modo, così come avviene con la metafora, trasmettano all'oggetto, al soggetto di cui sto parlando, i loro connotati. Insieme di rimandi. No? Un insieme di rimandi collegati alla notizia o all'oggetto di cui voglio parlare, che in qualche modo trasmettano la sua potenza all'oggetto di cui sto parlando. Tipico esempio, servizio sull'immigrazione, subito dopo servizio su una coppia italiana che non ha ricevuto la casa popolare. Quindi immediatamente connetto. Io sto parlando chiaramente di immigrazione, perché l'immigrazione è un momento didatticamente potentissimo per parlare di frame e di punti di vista, perché naturalmente è un fenomeno affrontando il quale è quasi inevitabile parlarne con un punto di vista precostituito. Però la teoria dei frame è una teoria che si adatta a qualsiasi, o meglio, si applica a qualsiasi gesto comunicativo. Tutti noi, quando comunichiamo, cerchiamo insieme alla comunicazione di trasmettere anche il nostro punto di vista al nostro destinatario. Ecco, e poi passiamo, per concludere questa parte, a elencare le tecniche di inquadramento. Tecniche di inquadramento che riprendiamo esattamente, in molti casi, dal lavoro che abbiamo fatto prima. Quindi le metafore sono uno strumento potentissimo di framing, in questo caso la metafora del mare, che mette in ridicolo i tentativi di normare l'immigrazione attraverso dei decreti, o sempre la metafora del mare, che invece ne evidenzia, in questo caso, la pericolosità e l'imponenza quantitativa. Gli esemplari. L'esemplare è una tecnica di framing che è appunto connettiva, che connette un fenomeno con una connotazione precisa a un fenomeno che ancora non ce l'ha ancora. Quindi le invasioni barbariche sono un fenomeno
che noi tutti impariamo a scuola a connotare negativamente, la connetto all'immigrazione. E quindi, in questo modo, trasferisco sull'immigrazione le stesse connotazioni negative che hanno agli occhi di chi legge le invasioni barbariche. Anche qui, questo invece è un esempio di connotazione positiva dell'immigrazione. Se faccio vedere, parlando dell'immigrazione, un'immagine, i nostri concittadini che festeggiano l'arrivo a New York, introduco nella trattazione del tema un aspetto invece di empatia, no? Di considerazione del fatto che anche noi un tempo eravamo, e tuttora siamo un popolo di emigranti. Ecco, lo slogan in inglese, catchphrase, la frase pungente, la frase che cattura, Italia agli italiani, è un ottimo catchphrase. In questo caso, due giornali, uno repubblicano e uno di ispirazione più democratica, definiscono una catchphrase la candidata, una delle candidate alle primarie repubblicane del 2012, Michelle Bachmann, che appunto viene definita la guerriera del Heartland, nel senso di appunto il vero cuore dell'America, da una parte, invece la regina della rabbia dal giornale democratico. Ecco, immagini molto simili, il frame all'immagine, oltre che la diversa inquadratura leggermente più spiritata da parte di Newsweek, però è proprio lo slogan che dà un frame all'immagine e quindi alla figura di questa candidata. Un'altra modalità di costruzione del frame è il simbolo. In questo caso l'abbiamo visto prima, il simbolo che connota un discorso sull'immigrazione, in questo caso la Statua della Libertà, è un simbolo che connota l'immigrazione invece in modo positivo, la libertà, la speranza, l'arrivo a New York come l'inizio di una nuova vita. E poi, naturalmente, come abbiamo visto prima, le illustrazioni, dipende naturalmente da come scelgo di illustrare un fenomeno, la qualità e la tipologia di cornice che io attribuisco ad esso. In questo caso, se io illustro l'immigrazione solo attraverso questa tipologia di immagine, ottengo naturalmente un risultato negativo. E poi le connotazioni. Anche qui un aspetto di connettività. Associo a un concetto, un altro concetto di connotato naturalmente in maniera molto negativa. Posso parlare dell'immigrazione parlando delle sue cause. In questo caso si parla di tematizzazione. Ecco, la tematizzazione di solito è un modo per connotare positivamente l'immigrazione. Se io la ricollego alle sue cause, ecco, faccio poi fatica a non provare un moto di empatia per chi sfugge da condizioni di questo tipo. Oppure per le conseguenze. Le conseguenze invece possono essere utilizzate anche negativamente. Io parlo dell'immigrazione non tanto come fenomeno in sé, ma quanto come conseguenza, attraverso le sue conseguenze sull'apparato sociale. Oppure attraverso principi astratti. Ecco, questa immagine di una ONG che rappresenta in questo modo l'immigrazione fa invece riferimento a principi astratti. Ecco, sono tutte modalità di costruzione del frame che poi ritroveremo anche negli esempi del caso particolare di studio che vi proporremo e per il quale invece lascio la parola a Andrea, Giulia e Matteo. Ecco, questo è stato un po' più lungo del previsto, ma ho voluto fare un discorso su un pochino in modo da darvi l'occasione di, se volete, di utilizzare anche questi concetti senza poi ridefinirli oppure specificandoli a seconda del vostro campo specifico di attività.
Grazie Vittorio. Sì, intanto appunto volevamo anche menzionare che per chi vorrà tra i partecipanti, che ci sono i partecipanti, avevamo immaginato una sorta di mini simulazione un po' del tipo di analisi che Vittorio ha descritto e anche attraverso poi magari uno dei form, quindi dei questionari che appunto Osservatorio utilizza proprio per l'analisi delle notizie, quindi condivideremo adesso, insomma, prima della fine di questo incontro, un link ad una cartella nella quale troverete alcuni materiali che hanno a che fare con un evento specifico che è stato già in parte menzionato e che ha a che fare con l'accoglienza migranti. Riguarda un caso del, correggetemi se sbaglio, del 2016 avvenuto a Goro, in provincia di Ferrara, giusto? E, riguarda appunto materiali sia servizi di telegiornali, sia alcuni articoli di giornali che presentano sia dall'uno che dall'altro lato due posizioni estremamente contrastanti, un po' quello che Vittorio descriveva prima appunto per il framing e la rappresentazione dei migranti, dei processi migratori. E se vogliamo intanto, non so, fare anche un mini approfondimento, avevamo un paio di, così, di approfondimenti su alcune delle caratteristiche che Vittorio ha menzionato, forse quelle che più di altre hanno a che fare anche con la lingua scritta e la lingua parlata. Stiamo parlando, scusate per questo gioco di parole, stiamo parlando di metafore concettuali e prosodia semantica o in generale di connotazioni, proprio perché, come un po' è quello che vuole essere l'idea di questo incontro, di questo primo incontro di due, è anche quello proprio di mettere in contatto l'analisi di contenuti multimediali, l'analisi di immagini con l'analisi della lingua scritta e della lingua parlata, proprio perché a partire anche proprio dalle metafore c'è uno stretto contatto tra queste tipologie di linguaggi. Sì, appunto metafore concettuali e prosodia semantica in particolare, quindi quello a cui faceva riferimento Vittorio con appunto le connotazioni positive o negative che vengono utilizzate, cioè sia appunto le metafore che la prosodia tantissimo nel frame, quindi appunto nell'inquadramento di notizie nei media, sono appunto delle caratteristiche che anche noi abbiamo più volte appunto utilizzato nelle nostre attività. Adesso vi faccio insomma un excursus molto breve, dato che ormai siamo quasi in chiusura, e poi le slide insomma ve le lasciamo, quindi se poi volete appunto approfondire avete i materiali a disposizione. E appunto, come ci diceva anche Vittorio, la metafora serve proprio a dare, diciamo, a riconcettualizzare anche un tema, un argomento particolare, perché appunto la metafora si basa sulla sostituzione di un concetto con un altro. E quindi appunto si ha questa mappatura di domini concettuali che ci permette di appunto vedere con una prospettiva diversa uno stesso tema. Quindi appunto pensiamo al fenomeno dell'immigrazione, prima appunto Vittorio ci faceva l'esempio della metafora del mare che può essere utilizzata appunto per rappresentare i migranti come uno tsunami e quindi proprio come una catastrofe naturale quasi. E qui appunto abbiamo anche degli esempi di alcune metafore che sono utilizzate molto spesso, insomma sono metafore che penso insomma ciascuno di noi conosca dal proprio quotidiano, insomma dalla lingua che utilizziamo quotidianamente. E appunto quello che preme sottolineare è proprio come le metafore siano capaci di modificare il modo in cui noi interagiamo con il mondo e di modificare anche il modo in cui percepiamo quindi la realtà intorno a noi. Quindi chiaramente diversi testi, anche diverse rappresentazioni metaforiche della stessa realtà possono appunto darci una prospettiva e anche talvolta un'opinione diversa dello stesso tema, insomma della stessa realtà. E qui appunto vi lasciamo con un esempio dove appunto è presente una metafora concettuale, insomma una metafora linguistica
In questo caso appunto si parla di clima, quindi non è propriamente il tema su cui invece poi si focalizzeranno gli esercizi, però insomma è chiaramente anche un esercizio che può essere molto utile anche per riflettere poi insomma insieme ai vostri studenti e alle vostre studentesse insomma sul portato delle metafore concettuali. La seconda caratteristica invece è appunto la prosodia semantica, quindi appunto diciamo, l'uso di connotare positivamente o negativamente una certa parola, quindi un certo argomento. E quindi appunto la prosodia semantica si riferisce proprio alle diverse accezioni di significato che sono legate alle parole all'interno di un testo. E quindi appunto come anche Vittorio ci faceva insomma, prima questo esempio calzante dell'immigrazione, in realtà le parole sono neutre di per sé, quindi anche la parola immigrazione è una parola di per sé neutra, che però appunto a seconda di come viene associata all'interno di un particolare contesto linguistico o appunto anche visivo in questi casi, può assumere delle connotazioni appunto molto diverse, quindi nel caso della Statua della Libertà. E appunto diciamo la connotazione associata all'immigrazione è sicuramente positiva, soprattutto appunto da parte di un italiano, quindi che giustamente no, empatizza, mentre invece l'accostamento, come appunto ci facevi l'esempio Vittorio alle invasioni barbariche, chiaramente dà delle connotazioni negative, quindi molto diverse. E anche qui appunto vi lasciamo con alcuni esempi. Insomma, di prosodia semantica e la prosodia semantica poi si connette anche al concetto di collocazioni, che appunto è un concetto che viene utilizzato nella linguistica dei corpora ed è appunto quello che insomma, vi dicevo prima del fatto che le parole appunto possono modificare, diciamo, o meglio il contesto porta le parole a modificare le connotazioni che noi associamo loro a seconda di quali sono appunto gli altri termini che sono legati e sono presenti all'interno del testo. Quindi anche in questo caso appunto è molto importante la prosodia semantica sia, come abbiamo visto, dal punto di vista diciamo verbale, quindi all'interno di testi che possono essere letti in classe, sia dal punto di vista della visual literacy, quindi appunto della cultura visiva. Qui di nuovo appunto un esempio. Anche qua, insomma, poi potete guardarvelo, insomma, con calma e magari anche proporlo alla classe sull'uso appunto della prosodia. Non so quanto tempo abbiamo, ma direi che siano un po' gli ultimi 10 minuti. Nel frattempo, non so se qualcuno ha qualche domanda, io intanto. Esatto, intanto grazie Giulia. Volevo solo specificare che siccome appunto siamo un po' verso la chiusura e ci immaginavamo appunto di proseguire anche con il secondo webinar con un'esercitazione, chiamiamola così, o meglio una simulazione, una prova, un po' delle attività che abbiamo proposto anche in preparazione al prossimo webinar, siccome un po' la comunicazione, insomma, per non perdere, diciamo, traccia di tipologie di materiali che andremo a condividere, invieremo entro, insomma, domani una mail ai partecipanti di questo webinar con le istruzioni per avere accesso ai materiali e per poterli consultare, per poter provare a fare quel tipo appunto di simulazione, quindi di annotazione, di emersione, chiamiamola così, identificazione all'interno dei materiali sia multimediali sia di articoli scritti. Quindi appunto riceverete diciamo sulla mail che avete utilizzato per iscrivervi a questo webinar le istruzioni per avere accesso ai materiali condivisi, di modo che nel corso del prossimo incontro potremo anche partire da quelli e lavorare anche sulla base, insomma, di quelle che sono le suggestioni e quello che emerge da queste simulazioni. Faremo poi anche vedere, diciamo, una nostra proposta di come andare ad analizzare questi materiali, sempre riconducendoci tanto all'impianto, insomma, a tutte quelle, a quei concetti che Vittorio ci ha illustrato prima e a quei concetti che ci ha appena illustrato Giulia. All'interno dei materiali condivisi troverete anche le slide, quindi le
caso in cui vi siate persi qualche dettaglio potrete recuperarlo. Allo stesso modo, la registrazione del webinar di oggi sarà disponibile sia tramite i canali FEM, sia anche appunto ve la invieremo all'interno della mail, così insomma potrete recuperare nel caso in cui ci sia stato qualche punto che volete rivedere. Chiediamo intanto appunto se ci sono domande, vediamo se no, ok, non ci sono domande, siamo leggermente in anticipo, ma appunto siccome i materiali sono un pochino, diciamo, densi, ecco, quelli per la simulazione, grazie intanto anche alla nostra tutor d'aula che ha inviato il canale YouTube sul quale potrete rivedere anche il webinar. Chiedo anche ad Andrea e Vittorio, volete intanto mostrare velocemente uno dei video? Visto che no, facciamo, volevo fare due notazioni rispetto a quello che abbiamo detto. Uno riprende quello che in parte è già stato detto, ovviamente nei materiali che si utilizzano a lezione, noi ovviamente quello che abbiamo presentato oggi è un esempio della struttura dei corsi che facciamo. È inevitabile andare a prendere, a scegliere dei materiali, come ad esempio è stato anche per l'esempio che avete fatto voi sulla notazione dei testi per quanto riguarda i testi di Michele Serra. È inevitabile cercare di prendere temi o servizi che in qualche modo siano divisivi, sui quali ovviamente è più facile anche dal punto di vista proprio didattico far emergere le polarità delle posizioni e degli approcci narrativi ed argomentativi. I due servizi che vedrete, insomma, per chi avrà piacere a fare questa esercitazione o per chi vorrà partecipare al prossimo webinar, sono proprio questo esempio. Abbiamo preso il tema è quello dell'episodio, quello che ricordava prima Matteo, ovvero il tentativo di ricoverare addirittura in una frazione di questo paese di Goro, in provincia di Ferrara, Gorino, una ventina di profughi e le proteste della popolazione del paese. E vedrete come lo stesso fatto viene, come dire, raccontato in maniera completamente differente da due testate, una è il TG4 e l'altra è il TG1. Questo è un esempio che abbiamo utilizzato negli anni. L'altra cosa che volevo dire è che poi noi cerchiamo ogni anno, voi avete visto la struttura sostanziale delle lezioni, cerchiamo sempre di aggiungere qualche elemento, diciamo, legato all'attualità, anche per in qualche modo interagire con più facilità con i ragazzi. Perché ovviamente in fase didattica ovviamente si utilizzano molte immagini anche dal punto pubblicitario, dal punto di vista degli esempi che si fanno, che sono, tra virgolette, vecchie. No? Ovviamente quando noi parliamo delle pubblicità che ha analizzato Bart, ovviamente stiamo parlando di pubblicità degli anni 60, degli anni 70. Quindi poi, fatto questa presentazione, il tentativo con i ragazzi è sempre quello di lavorare invece su materiale come dire, attuale, che loro stessi ci segnalano, e in questi anni ad esempio abbiamo lavorato, purtroppo, perché poi come dire, l'agenda dell'informazione questo proponeva, abbiamo ovviamente lavorato anche su come i media, la pubblicità rappresentava l'emergenza del Covid. Perché ovviamente il tentativo che noi facciamo in queste lezioni è sempre quello di legare una parte didattica a una parte di riflessione molto legata alla realtà. I servizi che vedrete sono di qualche anno fa, ma poi appunto li utilizziamo nelle esercitazioni perché appunto sono direi paradigmatici, si prestano molto bene, ma poi è molto semplice. Appunto trovando, come si diceva, il tema dell'immigrazione da questo punto di vista è perfetto, ma anche, ce ne sono anche degli altri, è poi facile ritrovare le stesse polarità e quindi andare ad analizzare servizi, come dire, che si possono trovare tranquillamente nei telegiornali di qualsiasi periodo dell'anno e ricostruire esattamente lo stesso tipo di analisi cercando di far trovare ai ragazzi i frame, le strutture argomentative differenti che sono contenute
all'interno di questi servizi. Grazie Andrea, siamo Sì, in per perfetto. concludere, quello che diceva Giulia del freno della guerra, per esempio nel Covid è evidentissimo, cioè lavorare anche non solo sull'individuazione di questi frame, ma cercare di capire anche perché questi frame sono adottati, per i ragazzi è molto utile, secondo me, e penso anche secondo tutti noi, se no non saremmo qui a parlare di queste cose. Grazie quindi a Andrea Vittorio, grazie Giulia, grazie a chi ha partecipato. Appunto, vi riceverete un po' di istruzioni per avere accesso ai materiali per chi lo vorrà partecipare a questa esercitazione che riprenderemo nel corso del prossimo incontro. Quindi vi auguriamo una buona serata e al prossimo incontro. Grazie. Grazie a tutti. Buona continuazione di giornata. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci.